Daniele Travartolo, presidente del Vespa Club di Rivarolo, una due giorni molto particolare, molto speciale, perché si raggiunge un traguardo importante per il vostro club, che è il ventennale. E per questo ventennale, all'interno tra l'altro delle manifestazioni che stanno caratterizzando Rivarolo in questi giorni, avete deciso appunto di organizzare un evento a livello nazionale. Ce ne vuoi parlare? Sì, intanto buonasera a tutti quanti, grazie di esserci, perché veramente siete da anni con noi, veramente siete una bella squadra, grazie per tutto. Niente, cosa posso dire? Due anni fa volevamo festeggiare la maggiore età del Vespa Club. Il Vespa Club due anni fa compiva 18 anni, quando saremo di maggiorenni faremo qualcosa di particolare, e poi purtroppo per tutte le vicende che tutti ben conosciamo ci siamo spostati, e poi ho detto: caspita, c'è il ventennale. Allora siamo partiti già un anno fa a organizzare questa due giorni, e a cavallo naturalmente come associazione della Notte Bianca di Rivarolo abbiamo deciso di fare una due giorni per festeggiare il nostro ventennio, 2 e 3 luglio. Cosa dire? Si potrebbe dire tantissime cose. Quest'anno, per festeggiare i 20 anni, abbiamo fatto un libro fotografico che racchiude un po' tutti i nostri percorsi di divertimento. Tra l'altro ve lo regalerò, perché ve lo mettete nella vostra sede. Sembra anche un calendario, ma c'è la storia del gruppo, del club, dal nostro fondatore Renzo Gerbini, che ahimè ci ha lasciato ad aprile, mi spiace veramente, fino ai tempi di oggi, fino all'ultimo socio Nicolò di Rivara, 14enne, perciò proprio una storia così. E nulla, è stata molto impegnativa questa organizzazione, poi perché a questo livello ci vuole moltissimo, molto sforzo. Il direttivo è una buona squadra e abbiamo potuto lavorare veramente all'unisono tutti bene. Sono contento, è una bella soddisfazione, ripeto. Sono sempre per Rivarolo, quando riusciamo a fare le cose qua a casa e a valorizzare i nostri ambienti, le nostre frazioni, come abbiamo fatto con la benedizione, va sempre bene. Non ho altro, proprio veramente contento. Daniele, la Vespa è un simbolo nazionale, è un mezzo che prima è nato appunto per il trasporto delle persone, poi è nato una grandissima passione. Cosa significa essere vespista? Bella domanda. Vespisti oggi vuol dire essere un po' ai margini del mondo che si muove, ci si muove in un'altra maniera. Una famosa canzone dice: le ali sotto i piedi. Veramente è così. Quando sei un vespista hai una miriade di problematiche, perché viaggiare in Vespa vuol dire proprio è impegnativo, sia per chi si siede sulla Vespa, per come frena, per come va, però la Vespa ti dà una soddisfazione incredibile. Credetemi che ho percorso l'Italia a lungo e largo in Vespa, sono andato anche all'estero, e dovunque vai, quando hai una Vespa tutti seguono lo sguardo, veramente. Poi la forma della Vespa, la carrozzeria della Vespa, dico sempre che la Vespa per me è una tela da dipingere. Vedete delle Vespe che sono tutte regolari, ma la stragrande maggioranza delle Vespe, compreso le mie, hanno una personalità, hanno la personalità della persona, del proprietario, e sulla Vespa ci puoi veramente dipingere qualsiasi cosa, cosa che non si può fare con un altro mezzo. Con la Vespa puoi andare a comprare 6 bottiglie d'acqua, le metti su, con le moto non ce la fai, proprio no, possibile. La Vespa ha una versatilità fantastica, e quando l'ingegnere Corradino D'Ascagno a suo tempo ideò questo scooterino così, ha veramente trovato la quadra, perché l'uomo si siede su una Vespa come su una sedia, comodissimo. Ultima cosa, appunto, questo evento, questo ventennale, tra l'altro avete deciso anche di organizzare questi momenti di ritrovo e di convivialità in un ambiente bellissimo come il parco del Castello Malgrà, quindi anche unire la cultura, il territorio a una passione come quella delle Vespe. Assolutamente, ricordiamoci che la Vespa è cultura, è un marchio italiano, perciò questo è un luogo di cultura, è un luogo di ritrovo della cittadinanza. C'è il nostro bel castello, all'interno c'è una stupenda mostra, inviterò proprio i soci ad andare a visitare. Insomma, ci sta, se quando si può abbinare cultura, divertimento e passione, si fa tutto quanto. Siamo riusciti a formare una squadra con i professionisti di Disco Vintage, abbiamo messo Santuzzi, tutti quanti abbiamo fatto uno street food alla buona, però per persone semplici, come semplici siamo noi,
Speriamo di divertirci e far divertire. E poi abbiamo sempre quel piccolo spirito di solidarietà che ci contraddistingue. Il ricavato verrà dato in beneficenza, perciò questo ci riempie di gioia. Non c'è molto di ricavato questa volta, però insomma quel poco lo si dà sempre e siamo ben contenti di far questo.